domanda sul patto anti-fake news, allora, che è stato firmato. Sono sincero, stavo presidendo commissione, quindi appena finita la commissione ho letto la notizia e sono corso qui, quindi è una bellissima notizia, devo dire, perché un patto anti-fake news aiuta tutti, aiuta i medici, aiuta i pazienti, aiuta la popolazione. Era, credo, qualcosa di necessario, perché negli ultimi anni le fake news generate anche dal dottor Google, ma anche a volte da scienziati che hanno pubblicato dei lavori non credibili, poi risultati falsi, mi viene in mente quello sui vaccini, hanno seminato il panico nella popolazione. La popolazione, la gente, ha bisogno di risposte, ha bisogno di risposte chiare. Innalzare dei muri da parte degli scienziati e dire abbiamo ragione noi e così e basta, e dall'altra parte dire voi ci date notizie false, punto, non serve a nessuno. I muri non si innalzano, i muri si buttano giù, e quindi credo che questa sia un'ottima cosa per far comunicare. Gli scienziati si aprono verso le persone dando le informazioni anche in un linguaggio più semplice, ma la popolazione dall'altra parte deve essere pronta ad ascoltare notizie credibili. Un'altra domanda, lei ha detto che la mala sanità non è colpa del medico ma del sistema, in che senso? Ho detto che accanto ai casi eclatanti proprio di negligenza e imperizia da parte del medico, purtroppo oggi molti casi di mala sanità sono anche legati al sistema che non funziona bene. E mutuo anche quello che succede nei disastri aerei, quando cade un aereo, al di là della colpa e della responsabilità del singolo, può esserci una responsabilità della macchina, della manutenzione della stessa, dei controlli che sono stati fatti a monte, tantissime cose. E la stessa cosa è un ospedale, un medico che smonta dalla notte, che fa un turno in più che non dovrebbe farlo, che è stanco, la fretta nel portare in sala un paziente, magari delle indagini non complete perché qualcosa manca, la fretta, sono tantissime le possibilità che possono accadere. E ognuna di queste possibilità ha solitamente un filtro che blocca e impedisce l'errore. Quando purtroppo tanti di questi eventi si infilano al punto che si arriva al danno, ecco il caso di mala sanità. Purtroppo nella popolazione oggi ogni caso viene visto come mala sanità del singolo. È chiaro che poi l'effettore, il medico, l'anello terminale che ha fatto la procedura, quello che è chiaramente la persona che viene denunciata e lì si inizia. A volte forse va visto a monte tutto quanto. E quindi il sistema, dal ciò che è fuori dall'ospedale, al pronto soccorso, la carenza dei letti, i tagli che sono stati fatti, la strumentazione, tantissime cose.